è un po' che è in giro, soprattutto per i piloti pro, solo i pro ce l'avevano, quindi Roxen, Cianciarulo, ora anche Shimoda, ce l'abbiamo in mano anche noi, forse, anzi sicuramente i primi in Italia. Io vi racconto un po' com'è, abbiamo anche il V3 dello scorso anno, quindi il 2023, e Fede poi vi racconta com'è fatto e cosa è cambiato. Andiamo a provarlo. Sì, sì, lo so che volete vedere Boga vestito Fox sulla TM e ci credo bene perché hanno uno stile esagerato, anche se li mettete su Edo. Poi magari vi piace anche lui. Io questo non lo so e non voglio neanche saperlo. Però prima di lasciarvi a lui vi racconto com'è fatto il nuovo V3 RS. Affrontiamo la prima prova del nostro door check. Welcome to my party with me. Questo, per l'appunto, è il nuovo V3 RS. Meglio di questo, se state in casa Fox, non c'è niente, sia per stile, sia per tecnologia, protezione e cura del dettaglio. Prima di tutto partiamo dalla sigla, dove RS indica che stiamo parlando del top del top. Infatti, a differenza del V3 normale, se così vogliamo chiamarlo, la calotta esterna è realizzata in fibra di carbonio e non in composito con fibra di vetro, mentre dentro, al posto del classico MIPS, c'è il nuovo MIPS Integra Split. Adesso andiamo a scoprire tutto nel dettaglio, ma prima vi faccio vedere una cosa. Questo è il V3 vecchio, diciamo V3 RS, che è appena uscito di gamma, per lasciare spazio a questo. Guardiamo un attimo quali sono le differenze tra i due, perché cambia veramente tanto. Beh, in primis c'è la nuova omologazione, adesso ne parliamo passo per passo, ma guardiamo le differenze proprio a prima vista. Allora, innanzitutto qui davanti, su quello nuovo è un po' più piccola la presa d'aria, però rimane comunque bella morbida come su quello vecchio. Spariscono tutte queste griglie qua, che secondo me casco ci sta anche un po' di più da vedere, è più pulito, ma soprattutto non avete due buchi qui. Comunque quello di prima è omologato, sappiamo che Fox fa dei caschi che proteggono veramente tanto, top di gamma, ma sicuramente non avere dei buchi aiuta. La differenza di peso si sente, non è eccessiva, però qualcosina c'è, qualche grammo di differenza c'è, anche in Fox dichiarano che è più leggero. Dietro, nella parte posteriore, quindi dove c'è qui in questo punto, diciamo la predisposizione per il collare, se così possiamo chiamarla, rimane abbastanza simile, però poi il casco cambia tantissimo, cambia proprio la forma della calotta, come è stata posizionata, l'aletta, adesso qui era incastrata dentro davanti, qui invece ha la vite, arrivano delle nuove prese d'aria, le nuove colorazioni adesso le vediamo, cambiano tanto anche gli interni, perché le spugne di questo sono più larghe e qui poi si possono andare a mettere quelle a sezione differenziata, ma ci arriviamo anche su quello, però più larghe e più corte, qua invece si allungano per di più, si accorcia quasi, sembrerebbe un po' il muso, quindi la mentoniera un po' più vicina, insomma poi cambia proprio tutto lo stile, cioè veramente completamente diverso. Però adesso concentriamoci su questo qui, questo lo lasciamo da parte, che tanto dopo ve l'ha detto Edo che vi racconta anche come cambia un po' tra i due. Quindi dividiamo tutto in capitoletti e scopriamolo passo per passo. Il nuovo V3 RS, come abbiamo detto, essendo un casco fresco di progettazione, appena progettato, rispetto all'omologazione ECE 2206, la più stringente. Se non sapeste di cosa stiamo parlando, qui in alto c'è il video che approfondisce il tema. Oltre a questo, comunque, ci sono la calotta esterna, che è in fibra di carbonio 4K, che rispetto alle calotte in composito è più resistente e leggera. L'aletta, che è regolabile su tre posizioni senza svitare le viti, semplicemente spingendola, tirandola su. E poi ovviamente è progettata per separarsi dal resto del casco in caso di impatto. E per finire, anche se non è strettamente legato alla sicurezza, ma è troppo figo per non citarlo, il doppio anello, quello di chiusura, è fatto in fibra di carbonio. La calotta interna invece è realizzata in EPS MDEPS, che forse è meglio che vi scriva qui sotto perché è impronunciabile, ed è studiata per distribuire al meglio e su una superficie più ampia possibile le forze di un impatto. Grande novità poi il sistema MIPS Integra Split, il più completo e raffinato prodotto dall'azienda svedese, che sfrutta due strati di EPS capaci di scorrere tra loro per ridurre le forze rotazionali in caso di impatto. Per spiegarvi meglio di cosa stiamo parlando, guardate bene queste immagini.
Capitolo comfort, siamo abituati a vedere i caschi di Morgan Hill in testa ai piloti di supercross e motocross, dove comunque il comfort è veramente importante, ma iniziamo a vederli anche alle partenze dei vari campionati di enduro, super enduro e più in generale nelle gare di estremo, dove spesso e volentieri il casco viene indossato per svariate ore e non in una manche da 30-40 minuti. Sul nuovo V3 RS i tecnici americani hanno dedicato molta attenzione allo sviluppo di soluzioni capaci di rendere meno impattante, per quanto possibile, la fatica derivante da sforzi fisici e condizioni avverse. In questo senso, l'area più interessata è senza dubbio quella della reazione, con 7 prese d'aria frontali, 5 qui davanti sulla mentoniera e 2 qua sulle tempie, 4 nella parte alta, queste nuove e ce le ha solo l'RS, non il V3 normale, e dietro altre 4 sfoghi per far uscire l'aria calda dall'interno del casco. Anche all'interno in realtà è stato fatto tanto lavoro, dove le imbottiture sfruttano la fodera Ionic Plus pensata per ridurre al minimo l'umidità e tenere la pelle fresca. I guanciali hanno ovviamente il sistema di sgancio rapido e a sinistra, vicino ai 2 strap per toglierli velocemente in caso di impatto, qualora ce ne fosse bisogno, ci sono anche 2 passanti, questi qui blu, che servono per assicurare il tubo del camelbag e indirizzarlo alla bocca, dove tra l'altro potete cambiare la presa d'aria con quella predisposta per l'ingresso del tubo, vedete, questa qui al buco. E ultima caratteristica e forse la più simpatica, qui dentro, dove ci sono gli spazi per le orecchie, ci sono gli alloggiamenti per gli altoparlanti dell'interfono, che chissà mai vi venga voglia di ascoltarvi 50 Cent, qualcosa del genere, mentre fate una manche da mezz'ora. Che taglia scegliere? Beh, il nostro consiglio, come al solito, è quello di andare da un rivenditore, mettere il casco in testa e tenerlo su per più tempo possibile, per verificare che non ci siano punti di pressione fastidiosi e che la conformazione della calotta interna sia adatta alla forma della vostra testa. La scelta comunque è abbastanza ampia, non preoccupatevi, perché si va dalla XS alla XXL, con i guanciali che già nella scatola sono disponibili in diversi spessori, quindi potete andare a modificare la calzata del casco sulle guance a vostro piacimento. Quanto pesa e quanto costa questo V3 RS? Beh, alla nostra bilancia il nuovo V3 RS ha fatto registrare un peso che vi lascio qui perché non l'abbiamo ancora pesato, e per quanto riguarda invece il prezzo si parte dai 599,99 euro della versione monocolore solid, che diventano 629,99 euro per le versioni optical, che sono queste qui che vedete bicolore, diciamo, lato in un modo e lato in un altro, e per finire 649,99 euro per le versioni white red e viewpoint. Non proprio regalato, questo va detto, però i contenuti ci sono tutti e comunque le finiture sono fatte tutte veramente bene, anche qui dove c'è la guarnizione, il fatto che qui sia bianco, cioè che riprenda il colore dell'esterno, è veramente molto curato. E anche considerando tutto quello che c'è all'interno della confezione, della scatola, anche banalmente la presa d'aria per far passare il tubo del camelbag e non dovete bucare quello originale come spesso si fa su altri caschi, sono veramente dei dettagli importanti. Anche il fatto che l'aletta si possa regolare senza bulloni, ma anche i bulloni per stringere l'aletta sono fatti veramente molto bene, tutte le grafiche per quelli graficati è fatto molto molto bene, e anche considerando appunto tutto quello che vi danno, tutto il corredo di questo casco, che non è poca roba. Ma in proposito a questo vi lascio a Edo, che vi fa vedere bene cosa c'è dentro la scatola e poi vi racconta come si è trovato, non prima però della nostra prova scientifica. La prova scientifica di questo door check riguarda la sicurezza. Rispetto al precedente V3 RS, il nuovo top di gamma Fox è capace di proteggere meglio la vostra testa? Per scoprirlo abbiamo pensato di metterli uno contro l'altro, nel vero senso della parola. Curiosi del risultato? Ok, va bene, non ce la siamo sentita. Il V3 dello scorso anno, ma soprattutto il nuovo, sono dei veri gioielli e non potevamo massacrarli. Amiamo la scienza, ma non così tanto. Quindi ci fidiamo sulla parola e su quelli che, per quanto riguarda la sicurezza, sono i progressi scientifici di aziende come Fox e MIPS, che investono costantemente nella ricerca e nello sviluppo. Ok raga, unboxiamo il V3 RS, il nuovo, il 2024. Vabbè, borsetta devo dire stilosa, c'è la sua tasca di lato, comoda, stile. Andiamo a vedere, allora, che bomba, c'è un sacco di roba, guardate, un botto, dai andiamo a vedere.
Allora, casco, sbam! Vediamo che c'è talmente tanta roba che... Bam, bam, bam. No dai raga, super stile. Abbiamo visto un lancio del casco con Shimoda, era veramente stile. Hanno fatto una comunicazione della Madonna. Vabbè, allora, calotta in carbonio, c'ha un sacco di prese d'aria. Poi andiamo a vedere anche con... confrontiamo col vecchio casco, però un botto di prese d'aria. Andiamo a vedere un po' cosa c'è dentro. Allora, prima cosa, imbottitura di scorta, ma che in realtà non sono di scorta, sono solo i guanciali. Sono varie misure, è sempre taglia M, però abbiamo la 36 mm e la 30, mentre montato c'è il 33 mm, quindi in base un po' alla propria, le proprie guance possiamo scegliere cosa c'è più comodo. Poi anch'io andrò a vedere, lo provo un po'. Poi troviamo ricambi per il muso se si vanno a rompere. Poi abbiamo aletta di scorta, ovviamente, prolunga dell'aletta che va messa qua così quando magari c'è il sole o comunque piove, mentre una cosa che non si è mai vista, che vediamo soltanto nei piloti pro, abbiamo un'aletta che praticamente è una cover che va sopra e copre tutta l'aletta, ma abbiamo anche insieme la spugna per il fango, quindi quando abbiamo quel fango pesante, terreni magari argillosi che vanno a appesantire il casco, praticamente si mette questa copertura qui, sopra si va a mettere la sua gomma piuma che va a coprire tutto e non si attacca al fango, quindi questa è veramente una bella chicca, super stiloso. L'aletta si può ovviamente regolare, ci sono tre posizioni, questo è la taglia M. Andiamo a vedere perché c'è delle taglie un po' particolari. Adesso mettiamolo in testa e andiamo dentro in pista. Raga, abbiamo fatto qualche giro, vi racconto un po' le prime sensazioni sul casco, ma in realtà quando lo mettiamo già subito in testa prima di entrare avvolge abbastanza bene. La prima cosa da dire sicuramente è la taglia, vi consiglio sicuramente di andare a provare prima di comprarlo, perché io utilizzo sempre S e in realtà qui abbiamo preso una M, appunto perché Fox ci ha consigliato che veste molto molto piccolo e in realtà mi fascia bene sui guanciali. In realtà potrei scendere ancora di più, di cioè aumentare i 3 mm, prendere il 36 mm, ora già sul 33, però mi fascia bene. La testa sulla calotta è leggermente grande, però veramente veramente poco. No, in realtà è comodo, mi piace perché appunto avvolge bene, soprattutto i guanciali mi piacciono tanto. L'aletta sembra molto piccola, ma in realtà quando ce l'hai su funziona bene, anche che oggi non c'è soltanto il mio fango, sono dentro in pista solo, però è comoda. Campo visivo top, ovviamente il suo occhiale sta dentro bene, proprio si incastra giusto ed è veramente comodo. Ora direi, magari faccio ancora qualche giro con questo, mi fermo, metto subito sull'altro, quello 2023, e vediamo un po' le differenze, soprattutto sulla calzata. E magari andiamo a prendere l'altro e facciamo questi cambi, magari faccio tre giri, e poi vi dico un po' le sensazioni. Andiamo!
raga, facciamo il cambio, prendiamo, possiamo dire ormai il vecchio V3 o comunque l'altro modello. Cambio. Vediamo un po' le differenze, cosa, com'è questo. Anche lui è una M. Ah, in realtà già messo così cambia un bel po'. I guanciali cambiano abbastanza, lo sento, avvolge sicuramente un po' meno questo, eh. Allora, schiaccia, adesso l'ho messo così al volo, schiaccia di più i guanciali, schiacciano di più sicuramente. Vabbè, dai, adesso faccio anche con lui qualche giro e poi ti dico com'è. Ok raga, abbiamo fatto qualche giro anche con lui, ma come ho detto prima, quando l'ho messo su subito, fascia molto meno, è come se i guanciali sono più bucati, tu senti che ti avvolge un po' meno, poi in realtà il campo visivo è molto simile, è bello ampio anche in questo, l'occhiale, qui vabbè stiamo usando i loro occhiali, quindi diciamo che di solito è studiato per questi cali e infatti monta molto bene, si sta molto bene l'occhiale, però è molto largo, quindi anche se vai a usare un altro marchio sicuramente ci sta, ma in realtà mi trovo bene anche con questo, è un po' più scomodo sicuramente il guanciale, anche il materiale mi sembra un po' più duro, però cioè devo dire grossi difetti rispetto a quello nuovo non ci sono. La calzata devo dire che preferisco molto di più il modello nuovo. Basta, è bello nuovo, boh, va, tagli. Capito? Piloto, tagli. Onyx, taglia. Stile, stile, super stile, un po' di stile, super stile, veramente stile, sia come stile che per stiloso, stile Kerraxen, super stilosi, devo dire stilosa. Ok dai, devo dire che l'abbiamo provato un po' oggi, l'abbiamo girato abbastanza, partiamo col confronto, non è proprio un confronto, con l'altro, col V3, ma in realtà ho rimesso, li ho scambiati un po' e devo dire che la calzata del nuovo V3 spacca perché, ma l'avevo messo subito, ho detto comodo, poi ho messo su quello, diciamo quello 2023, e ho rimesso su questo, ho detto ah mizzica, è veramente comodo, mi fascia veramente bene, comunque anche il V3 2023, quello dello scorso anno, veste bene, è un buon casco, mi è sempre piaciuto quando l'ho messo, però questo devo dire che sulla calzata ha fatto un passo avanti, ma già soltanto vederlo è pieno di prese d'aria, ce n'è di più rispetto a sempre lo scorso anno. Allora, è una cosa che ho sentito, il vecchio V3 taglia M, veste ancora più stretto, quasi era meglio per me, devo dire, era un po' più strettina soprattutto la calotta, invece questo veste un po' più largo, quindi se avete il vecchio V3 e volete passare a questo, state occhio alla taglia. Allora, devo dire, una cosa che in questa situazione secondo me non ci sono problemi, l'aletta in effetti bella, è giusto che è bella bucata, però comunque in effetti è un po' corta, infatti dentro la scatola abbiamo la prolunga, abbiamo la cover che tappa tutti i buchi per quando c'è fango. Se utilizziamo tanto questo casco soprattutto per le gare, io personalmente utilizzerei quasi sempre l'aletta lunga se devo correre, perché secondo me ne ha bisogno, da proteggere dai sassi, ma comunque soprattutto il fango, sporchi meno gli occhiali, non ce n'è. Vabbè raga, io super casato, vestirmi Fox, poi tutti i vestiti Fox 2024, mi gaso veramente la stile Kerraxen. No, vabbè, comunque è sempre bello vestirsi Fox, porta sempre un po' di stile e mi gaso soprattutto a me che
come sapete, mi piace sempre stare vestito al top. No, vabbè, dai, il casco in generale mi è piaciuto tanto, e come ho detto prima, rispetto al vecchio hanno fatto un bel salto in avanti, e quindi super super approvato, sia come stile che come comodità, quindi top. Dai, noi carichiamo e voliamo a casa. Bella!